Vi ho ingannati! Tutti quelli che oggi faranno parte di questo video verranno portati direttamente nella mia cantina personale! Ragazzole e ragazzuole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video speciale! È passato esattamente un mese da quando avevo pubblicato il video dei segreti più imbarazzanti dei miei fan. E quindi, dopo un mesetto, ve lo ripropongo perché sono curiosa di vedere se dopo un mese effettivamente mi sono arrivati dei messaggi differenti dalla scorsa volta. Spoiler, secondo me non sarà cambiato esattamente un cazzo. Come sempre ragazzuoli, se volete partecipare a un mio video speciale non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram e rimanere sintonizzati con le mie stories, perché da un giorno all'altro vi andrò a comunicare tramite ovviamente le story: ragazzi, sto per registrare un video speciale, ho bisogno del vostro aiuto, quindi per favore scrivetemi un vostro segreto XXX. No, aspetta, XXX nel senso non... Avete capito. Rimanete sintonizzati con il mio profilo Instagram per far parte del video speciale. Grazie. Inoltre ragazzi, mi raccomando, subito un bel pollice in su per questo video. Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, perché se non l'avete ancora fatto, ma cazzo, avete capito? Quindi sbrigatevi, iscrivetevi al canale subito. E vi ricordo inoltre ragazzi che mi trovate in live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17. Quindi se mi volete vedere sclerare, gridare, giocare e quant'altro, trovate tutti i link comunque dei miei social qui sotto in descrizione. Ora allora, ragazzi, non perdiamoci cacchio, perché qua abbiamo da assistere a dei messaggi veramente incredibili. E io non sono pronta. E questo è il problema, che io non sono pronta, ma devo essere pronta lo stesso, quindi io vi auguro una buona visione. Direi di iniziare con il primo segreto di oggi. Allora, quando ero piccola, durante la festa di Natale, io e i miei cugini stavamo giocando a nascondino. Mi ero nascosta, ma mi scappava la c***a e me la sono fatta sotto. Ottima tecnica per farsi sgamare, devo dire. Complimenti. Alla fine però non ho vinto, perché mi hanno sgamato a causa della puzza. Vabbè, ma grazie. Ma poi aspetta un attimo, ti hanno sgamato a causa della puzza? Cioè, nel senso, zia, cos'hai fatto? Uno shuttle di Elon Musk? Cos'è la spaceship? Hai fatto proprio una di quelle carte atomiche che, non lo so, sentiva tipo, non lo so, dalla Sardegna fino alla Lombardia? Porca troia, mi sembra un po' eccessivo. Ma poi, nel senso, perché? Perché? Dovevi dire semplicemente: ragazzi, un attimo di pausa, mi scappa da c***are, vado un attimo e torno subito a giocare. No, tu hai deciso di c***are sotto per risolvere ogni tuo problema. Stringimi la mano, perché sei veramente devastante e io ti stimo un botto. Non iniziamo bene questi segreti. Anche se, vabbè, per ora abbiamo iniziato di maniera abbastanza soft. Cioè, iniziamo con una bella mutande, che come ogni nostro video, se non ce n'è almeno una, non è appunto un mio video. Per l'appunto! Ciao Marti, questo segreto risale a 2 mesi fa. Ero in treno e mi stavo spostando in un'altra città per andare a seguire un corso. Ad un certo punto mi scappa da... No, vabbè ragazzi, ma ce l'avete con sta cosa? Cioè, nel senso, ogni mio video, qualcuno mi dice qualcosa inerente a una s***a, o una scoreggia, o le caccole, o qualcosa di strano con i cugini. Ragazzi! Basta! Io non ne posso più! Fatemi continuare, vediamo se devo insultare questa persona. Vado subito in bagno, solo che mi scordai di chiudere. Non me lo dire, bro. Non me lo dire. Mi scordai di chiudere la porta a chiave e un signore apre la porta e tutti mi vedono lì seduto sul cesto. Volevo sotterrarmi. Beh, cioè non solo ti scappa da... in treno, che è già una cosa veramente grave. Voi mi direte: Marti, ma se scappa, scappa. Ragazzi, io ve lo giuro, i bagni dei treni sono la cosa più disgusting che abbia visto nella mia, proprio nella mia intera esistenza. Cioè, io ve lo giuro, ho preso tutti i tipi di treni: Freccia Rossa, Freccia Argento, regionale, Intercity. Sono tutti uguali. Sono letteralmente tutti uguali. Uno più schifoso dell'altro. Andare in bagno lì è letteralmente impossibile. E molte volte in realtà neanche si chiudono le porte. Neanche si chiudono. Mi dispiace per te che ti sei fatto sgamare dal nonnino e ti hanno visto tutti quanti sul treno. Sicuramente molto imbarazzante. Cioè, mi immagino una situazione simile. Letteralmente penso che... non lo so. Cioè, diventerei ancora più bianca di quanto già lo sia per via dell'imbarazzo e probabilmente scapperei completamente alla prossima fermata del treno per poi prendere un altro treno. Bel segreto, molto imbarazzante, molto carino, però basta ragazzi con i segreti di fare le c***e, perché io non ce la faccio più! Prossimo segreto.
Ho paura del buio a 17 anni. Allora, questa in realtà, cioè nel senso, tu mi hai mandato questo tuo messaggio nel mio video per quanto riguarda i segreti imbarazzanti, perché ovviamente tu, come tante altre persone, pensano che sia una cosa imbarazzante. Allora, parliamo un attimo di questo argomento, ok? Sicuramente avere paura del buio, io so che è una cosa molto molto comune in tantissime persone, in tantissimi di voi, ma in me compresa. Cioè ragazzi, io anch'io credo che fino a 18 anni, ma anche fino forse a 20 anni, avevo una paura estrema del buio. Cioè vi faccio capire che io, se dovevo andare in bagno, e il bagno ovviamente è sempre dalla parte opposta a camera mia, in ogni caso in cui sono stata, ovviamente, ogni volta che dovevo andare in bagno, voi non è che dite andavo lì tranquilla in quel corridoio tutto buio, andavo in bagno e accendevo la luce. No! Cosa facevo? Accendevo la luce di camera, accendevo la luce del corridoio, accendevo la luce della cucina e poi andavo in bagno e accendevo la luce del bagno. E ovviamente rimanevano tutte accese fino a quando non tornavo nuovamente back in my room. È una cosa penso comune, è una cosa ci sta, cioè nel senso non è una cosa per forza imbarazzante, nel senso è una tua paura, la reputi una cosa imbarazzante, ma in realtà secondo me non lo è. Quindi non ti preoccupare, stai chill, perché è una cosa comune di tantissime persone e lo è stata per me tipo fino a 20 anni, quindi non si preoccupi, non si preoccupi. Fatemi sapere piuttosto qui sotto nei commenti quanti anni avete e ovviamente se avete ancora paura del buio, perché sono curiosa di saperlo. Comunque, bel segreto, molto tranquillo, però adesso passiamo al prossimo. Una mia amica molto stretta è venuta a casa mia per 3 giorni. Una sera lei era andata a fare la doccia perché casa mia è come se fosse casa sua. Se. Va bene, dai, non mi fare parlare. Solo che ha messo le sue mutande nel cesto delle cose sporche e io non me ne accorsi. 2 giorni dopo, quando dovetti fare la lavatrice, trovai le sue mutande ancora. Ragazzi, mutande is the new mutande, ok? Mi raccomando, segnatevi questo video perché è importante. E in quel momento non sapevo cosa fare, perché sarebbe stato molto imbarazzante se un tuo amico ti dice: ehi, ciao, hai lasciato le mutande a casa mia, tieni. E dopo una lunga riflessione, misi le mutande dentro una busta e le misi in un cassetto e sono lì da lontano 2021. Ma perché? Ma perché? Allora, intanto uno, per quale motivo lei dovrebbe prendere le sue mutandine sporche e lasciarle in casa tua? Cioè, se un mio amico, c'è una roba del genere, gli prendo letteralmente i piedi e gli metto al contrario, ok? A posto proprio delle mani e viceversa. Punto numero 2. Che ci vuole a dire: uè sister, ti sei dimenticata le mutandine, tieni. Cioè non è una roba imbarazzante, è una roba tranquilla. Gli stai restituendo una roba che appartiene effettivamente a lei. Punto numero 3, il più grave. Che vuol dire che ti sei messo da parte in un cassetto dentro una busta le mutandine sue dal lontano 2021? Cioè sì, ci saranno letteralmente lì, non lo so, le bisce marine che navigano in quella busta. Ci saranno, non lo so, i pitoni di mare. Porco zio, io c'ho paura e spero che non ci hai fatto niente, perché porca miseria, penso che là ci sia letteralmente, non lo so, the odor of the... della natura, hai capito? Più che imbarazzante è molto molto strano, nel senso io personalmente gliele avrei consegnate, ma dal principio non l'avrei neanche, ma se non gliele avessi date... Io non le nascondevo lì in casa mia fino al 2021. Io le prendo e le lancio proprio dal balcone come se non ci fosse un domani. Va tutto bene. Prossimo segreto. Da piccola mi divertivo a togliermi le caccole dal naso per poi appiccicarle nei muri. Perché? Basta. Io ve lo giuro, avete proprio una fissa. Secondo me, ragazzi, io ve lo dico. Secondo me, ragazzi, abbiamo vissuto tutti quanti la stessa vita e la stessa infanzia. Perché non è possibile. Tutti hanno fatto questa cosa almeno una volta nella vita. Lo ammetto, anch'io l'ho fatto, ok? Ma ero piccola, cioè ci sta, raga. Succede, sono cose che possono accadere nella vita, nel senso, dai, su. Quindi, normale. Io più che altro lo mettevo sotto i banchi della scuola. Anche questa è una cosa molto molto comune, che però mi triggerava come non mai quando andavo a fare un appiccicamento incredibile sotto il banco della scrivania, cioè sotto la scrivania della scuola, e poi andavo a toccare col dito qualcuno che aveva attaccato tipo una chewing gum o una big bubble lì. Ragazzi, mamma mia, tu osi servirti dei miei incantesimi contro di me, Potter? Le blasfemie che mi volevano uscire in quel momento erano estreme. Ah, PS, non ho mai messo una chewing gum e una big bubble sotto i banchi della scuola, però le caccole sì, quindi sono comunque colpevole. Va bene, ok, va bene, colpevole, ok, GG.
Bel segreto, passiamo al prossimo. Ho visto la mia prof mentre pisciava dalla fessura della chiave e dico solo che ho visto la foresta amazzonica e la Madonna, fra. Cioè, aveva visto qualcosa del genere? Nel senso, cos'è? Gli anni 40? Che non esistevano trappone anche le lamette? Oddio. La domanda è... aspetta un attimo. Io mi sto soffermando su quello che aveva lei, che non è importante, perché ognuno fa quello che vuole col suo corpo. La domanda è... perché hai voluto fissare dalla fessura della porta? Eh? Qua sei tu quello un pochettino pervertito. Io ti denuncio alla polizia postale adesso. Non si fissa, non si guarda dalla fessura della porta. Avete capito? Io non lo so, ragazzi. Voi, oltre ad essere sporcaccioni, siete proprio anche un po'... Avete capito tutto quello che ho detto, lo so già. E bel segreto, Dio, non è che sia proprio imbarazzante. Nel senso, boh, se ti sgamava poteva essere imbarazzante. Ma no, se non ti ha sgamato non è così tanto imbarazzante, secondo me. Vabbè, ok, passiamo al prossimo. Prossimo segreto. Ero al mare e stavo prendendo il sole. C'erano i miei vicini a me che riposavano. Arriva una bambina... Eh? Perché non avevi vestiti? Non facciamo domande? Che mi piscia davanti a me ridendo. Poi è andata via. Niente da dire, la bambina è in cantina adesso. Bravo il mio uomo! Bravo! Bravo! No, scherzavo! 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 No. Arriva la polizia! Devo andare, ciao! Ovviamente, ragazzi, scherzavo, ma sta scherzando sicuramente anche il ragazzo che ha scritto questo messaggio, ma assolutamente polizia, FBI, tranquilli, tutto sotto controllo, non vi preoccupate, grazie. Dopo quest'ultimo segreto direi che possiamo concludere il video qua, perché forse è meglio. È stato un episodio molto particolare, ovviamente sempre divertente, perché ragazzi, voi siete troppo divertenti, avete soltanto storie divertenti, imbarazzanti da raccontarmi, che ogni volta mi piace un sacco leggerle, infatti davvero tanta roba, e complimenti anche a coloro che hanno partecipato a questo video. Un video davvero molto molto bello, mi raccomando ragazzi, se volete partecipare anche voi a un prossimo video, non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram e rimanere sintonizzati con le storie su IG, perché da un giorno all'altro vi andrò a comunicare che appunto voglio registrare un video e che quindi ho bisogno del vostro aiuto. Quindi seguitemi su Instagram, link in descrizione. Dopo aver letto robe inerenti a caccole, scattate, sdiate e robe di cantina, che è meglio non riprendere questo discorso, direi che il video si può concludere qua, ragazzoli. Quindi mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ora però ragazzi, noi ci dobbiamo salutare, ma non vi preoccupate perché ci rivediamo chiaramente in un prossimo video. Dalla vostra Croatomist è tutto, bella a tutti ragazzi.